Igienizzanti agli ingressi, fedeli sulle panche a scacchiera, comunione sulle mani, obbligo di mascherina, niente scambio della pace e divieto di accesso per chi ha la febbre superiore ai 37 gradi e mezzo. Dopo 69 giorni di lockdown, riaprono le chiese al popolo in tutta Italia. E riapre anche San Pietro. Papa Francesco ha celebrato alle 7 in punto l'ultima messa in Mondovisione davanti alla tomba di Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del Papa polacco. In tutta Italia i parroci si sono rimboccati le maniche e dotati di igienizzanti, mascherine e guanti per riprendere la tanto attesa messa con i fedeli. Molte le associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione per controllare l'ingresso dei fedeli. Qui siamo nel Duomo di Arezzo, dove si è svolta la prima messa della diocesi guidata dal vescovo Monsignor Riccardo Fontana. A controllare il distanziamento sociale e a fornire igienizzanti all'ingresso i volontari del CISOM, dell'Ordine di Malta, come spiega questa volontaria. È stato detto di dare il gel igienizzante a ogni persona che entra oppure di proporre l'uso dei guanti. E vengono segnate le persone che entrano per un massimo di 200 persone e indichiamo alle persone dove sedersi, quindi nelle panche contrassegnate da un segnalino giallo, da un post-it. Una fedele. Tanto che non c'è se ritorna io. Noi ora siamo a 70 e preferisco tornare. Niente scambio della pace né acqua benedetta nell'acqua santiera. Il momento più delicato, la comunione. Fedeli rigorosamente a distanza, mascherina e ostia benedetta sulla mano, lasciata cadere dal celebrante senza alcun contatto con il palmo della mano.